3 gennaio. Strapparmi dalle ubriacature di ozio e di vagabondaggio a cui mi sono liberamente abbandonato dai 15 ai 20 anni mi pare una crudeltà raffinata. E mi offendo se qualcuno tenta di convincermi che anche io devo pigliare una strada meno comoda, ma più seria. Un giovane intelligente innamorato non ha diritto di fare il proprio comodo? L'amore mi occupa tutto quanto l'animo e mi pare l'unico mestiere che mi si confaccia alla mia coscienza e alla mia superbia. Non sembri strano che io mi senta anche molto ambizioso, anzi, per questo motivo non voglio lavorare come tutti gli altri e persisto nel proponimento di attendere di giorno in giorno una sorte privilegiata quale me la configuro e non ammetto transazioni. 5 gennaio. Alla fine sono messo tra l'uscio e il muro da mio padre, che mostrandomi la sfilata dei fratelli e delle sorelle mi convince di concorrere alle ferrovie dello Stato. Più di tutto, quando so che gli esami sono andati bene, mi dispiace lasciare la fidanzata. L'amo davvero, la mia Attilia. E andarmene per essere mandato chissà in quale stazione, mi sento colpevole, come di un delitto. Prendo la fotografia di Attilia e bagnandola volentieri di lacrime, le giuro, come se avessi dinanzi lei stessa, che non è colpa mia. Mia madre mi sorprende e con un viso dove mi par di leggere una contrarietà assoluta e immutabile, quasi un'ostinazione egoistica, mi dice: vorresti portarti la moglie in casa nostra? Forse ti pare che siamo pochi senza di lei? Io non ho il coraggio di risponderle, ma con un tremito fin dentro i nervi del cervello le faccio capire che non sono punto disposto a cedere. E allora mi meraviglio di riuscire per la prima volta a non ubbidire a mia madre. Ella, senza curarsi di me, mi dice: la tua fidanzata dovrebbe pensare a rifarti il corredo se tu sei certo che pensa a te. Io, esaltato dalla gioia di difendere Attilia, tolgo dal fondo del tavolino che mi fa da nascondiglio, dove credo che non frughi nessuno, un involto ben chiuso. E riesco ad aprirlo con sveltezza, delicata. Guarda, mi ha regalato già questa cravatta. Mi pare così bella che mi si bagnano un'altra volta gli occhi. Mia madre non la osa toccare per rigirarla dalla parte della costura, ma la dispregia. Non ti durerà nemmeno un mese. È seta poco buona. Io allora mentisco. Mi comprerà anche un paio di scarpe. Mia madre diviene pallida. E tu non ti vergogni a farti rivestire da lei? Sto per confessare che ho mentito e sento che il respiro mi gonfia il petto come se scoppiasse e le rispondo: tu non la conosci e non puoi pensare male di lei. Io le donne le conosco meglio di te. Dalla fotografia non mi piace. Perché si pettina a quel modo? Trovo più volentieri di prima un'altra menzogna. Gliel'ho detto io. Non ci credo. Tu non dirai mai a una donna come si deve pettinare. È lei che comanderà te. Intanto esamina di sbieco la fotografia, stesa sul tavolino. Con gli occhi scintillanti e le palpebre abbassate, sembra agitata e che pensi perfino la bocca. La sua vicinanza è più forte del pensiero di Attilia. È necessario che anche mia madre le voglia bene. Io le chiedo: mi prometti di parlarle una volta sola prima che io vada via? Lo dirò a tuo padre. Arrossisco e mi sento avvilire, benché con un senso di piacere stravolto. Inaspettatamente dall'uscio restato aperto entrano le mie 3 sorelle, tutte dai 7 ai 12 anni. Ho appena il tempo di rivoltare sottosopra la fotografia e mia madre, accostatele insieme, passando loro una mano sui capelli, mi dice sorridendo: ti vergogni perfino di te stesso. Io restato solo, cerco di raccapezzarmi se mi sono vergognato di me stesso o di loro.